vostri dirigenti scolastici che vi hanno designato. Mi chiamo De Raggi, dirigo l'ufficio terzo della Direzione Generale dell'USR Liguria, quella che appositamente si occupa proprio di formazione. Devo un sentito ringraziamento alla professoressa Enrica Dondeno, che insieme con me ha pensato ormai da qualche mese, ci abbiamo lavorato tutta l'estate e anche prima, questo convegno, che è la prima occasione di una lunga serie di incontri su un progetto formativo sulla didattica per competenze, come avrete sicuramente ben visto. Devo anche risentito ringraziamento all'amica e preside di questa scuola, Lisetta Viotti, che ci ha dato la disponibilità di questa aulica aula. Ma che cosa dire? La didattica per competenze sta sulla bocca di tutti, ma la nostra preoccupazione è che diffusamente nelle istituzioni scolastiche non sia molto praticata. Questa è la sensazione che non abbiamo solo noi, ma che abbiamo ricavato anche dall'analisi che i vostri dirigenti scolastici, monitoraggio, hanno fatto l'anno scorso in merito alle esigenze formative del personale docente. Perché, come sapete, è prevista questa cosa dal Piano Nazionale Formazione e quindi i vari ambiti territoriali della nostra regione, che sono ben 10, con una scuola capofila che ha anche la responsabilità delle risorse economiche rispetto alla formazione di quel piccolo territorio, quella piccola porzione regionale. Bene, in questo monitoraggio abbiamo osservato, anzi constatato, che la prima esigenza è proprio quella relativa alla didattica per competenze. Può sembrare strano, a me è sembrato strano, perché in questi anni, e non solo dal 2010, e cioè da quando è partita la riforma della secondaria di secondo grado, dal 2010 questa tematica e anche questa, come dire, realtà educativa e formativa dovrebbe essere un dato scontato. E invece apparentemente non è, e sono passati ben 7 anni. Allora la domanda è: a che punto è non solo l'applicazione della norma, perché la didattica per competenze non è un optional, è scritto nella norma, fatto salvo naturalmente il ragionamento solito che spesso si fa in queste occasioni costituzionale, che è quello della libertà di insegnamento, ognuno ha il suo metodo. Ma ci siamo domandati che cosa serve allora alle scuole, se è vero come è vero che la didattica per competenze sta al vertice della richiesta di formazione che proviene dai docenti di questa regione. E quindi il progetto che voi avete visto è elaborato macinando questa idea, va nella direzione di capire insieme anche con voi oggi e nel prosieguo che cosa serve di più alle scuole. Non peraltro voi siete qui in rappresentanza di queste scuole, anzi, per meglio dire, voi qui rappresentate il vostro dipartimento e forse anche i dipartimenti della vostra scuola, atteso che non abbiamo potuto accogliere le iscrizioni di tutti, perché basta fare un veloce conto, noi l'abbiamo fatto, se avessimo dovuto invitare tutti i capi di dipartimento avremmo dovuto pensare a 600 posti a sedere, e cosa è impossibile. Allora ci siamo costruiti questo invito chiedendo ai dirigenti scolastici di fare attenzione che chi designano, senza bisogno di pensare di avere un fardello enorme sulle spalle, deve essere comunque colui che trasmette, veicola quanto appreso, quanto discusso, quanto è stato realizzato durante il corso di formazione. Ed è per questo che mi permetto di domandare a voi la continuità della frequenza.
non la chiedo solo io, ovviamente, sono i vostri dirigenti scolastici a chiederla un po' implicitamente nel momento in cui vi hanno designato. Dunque, sulla didattica delle competenze c'è un profluvio di pubblicistica, articoli di vario genere, convegni. Noi ci inseriamo, per la verità, anche a livello regionale, in un alveo già ben tracciato. Ci sono scuole, lo sappiamo, di tutta la regione, che hanno esperienze di questo tipo alle loro spalle. Quindi non partiamo dall'anno zero, e noi lo sappiamo. Non abbiamo nessuna pretesa di costruire l'ABC della didattica per competenze. Però vogliamo dare un taglio particolare. E il taglio, mi pare di capire, che anche voi condividiate, se siete qui consapevolmente, è quello di costruire questo percorso pensando nel background alla collegialità. È la collegialità il vero problema della didattica per competenze, a nostro parere. Ergo, se ha un senso che i dipartimenti funzionino bene, soprattutto nella didattica per competenze, che sempre a nostro parere dovrebbe essere il primo obiettivo, allora questo corso, questo progetto formativo può avere un senso. Avete visto anche dal nostro debito amministrativo della giornata di oggi le illustri relatrici, che poi saranno ben presentate dalla professoressa Dondero, e che ringrazio veramente per la partecipazione. Siamo a vostra disposizione anche di itinere, perché, come vedrete, da oggi la formazione si trasferisce poi sulle province, almeno in un primo step fino a dicembre. Per il prossimo anno abbiamo in mente, ma lo avrete anche visto, di continuarlo, ma di questo poi parliamo. Vi ringrazio moltissimo e sono qua. Buongiorno a tutti e benvenuti anche da parte mia. Io sono Olga Canabello, sono un'insegnante, una nostra collega che è staccata dall'anno scorso l'ufficio scolastico generale e mi sono occupata finora prevalentemente di formazione degli insegnanti. Abbiamo investito molte energie per questo corso di formazione per docenti. Mi piacerebbe dire dedicato ai docenti, proprio per la fiducia e l'interesse che abbiamo perché questa esperienza formativa funzioni. Un'esperienza formativa che, come ha anticipato, anche questo anticipato dal professor De Raggi, non è certo un'esperienza pioniera, pilota, e in questi giorni mentre scriveranno un po' sui piattaforma, su via, alla voce competenze abbiamo visto che compaiono centinaia, decine, forse centinaia di corsi, però l'abbiamo voluto pensare con delle specificità. Una specificità in cui non c'è, che non sono molto diffuse negli altri, secondo me sono anche abbastanza poco presenti. Della prima ha già parlato questo garage, cioè il fatto che gli invitati sono siete coordinatori di dipartimento, siete quasi tutti coordinatori di dipartimento e non abbiamo potuto accogliere tutti quanti per pensare, ma anche per il fatto che non avremmo potuto lavorare capitalmente con un centinaio di persone. La ragione è stata appena detta, direi anche aggiungere ancora che a me come insegnante pare importante un investimento nella formazione in uno sviluppo professionale dei docenti che vada oltre l'attività che normalmente portiamo nell'aula scolastica. Ci sono però altri due elementi particolari. Il primo è questo. Da qui a dicembre l'intervento formativo avrà un carattere soprattutto di approccio innovativo e fondato praticamente a quella che sarà didattica per competenze che affronteremo nel gennaio di oggi. Per cui cercheremo prima di tutto tre ospiti, due sono presenti, la terza, la Terese in arrivo, le tre relatrici che sono con noi hanno compito, cercheremo di dare risposte a domande che siano domande pedagogiche, ad esempio è davvero necessario innovare, cambiare la didattica e perché, cosa significa cambiamento, ma ancora qual è il rapporto tra l'insegnamento e l'apprendere o il non apprendere dei ragazzi che sono seguiti.
sono più efficaci con gli studenti di oggi? A queste domande cercheremo di dare risposta in questa giornata e nel tempo in successivi che si succederanno da qui a gennaio. E sono domande importanti perché vogliono essere introdotto a una didattica per competenze, intesa come didattica attiva, capace di coinvolgere gli studenti e mettere in azione le loro risorse sia relazionali sia cognitive. Non dimentichiamo che anche in Liguria i dati sull'espressione, specialmente nei tecnici professionali, sono preoccupanti. E i netti, i ragazzi che non studiano e non lavorano, sono un momento che credo sia esperienza di tutti o di quasi tutti noi, il fenomeno della noia, del disamore per la cultura, della non partecipazione attiva a scuola è ben presente giornalmente. E quindi è una grande sfida per noi quella che dobbiamo affrontare, io credo, cioè quella di una didattica capace di affrontare il nodo dell'approccio alla cultura, una didattica che restituisca vitalità all'atto educativo, una didattica che non può fondarsi su risposte facili, che derivano da verniciature, da modernamenti e superficie di modalità formative superate. Terza specificità è una, cioè il risultato atteso. Siamo tanti, lavoreremo con gli istituti sulle province e all'interno di ogni gruppo per provincia hanno scelto questa modalità proprio per facilitare la partecipazione di tutti, quelli che gli interessati, e all'interno di questa organizzazione per provincia ogni gruppo sarà guidato nel secondo periodo, quello che va da gennaio a giugno, ancora da esperti di LAC, questa volta specificamente di LAC per competenze, esperti disciplinari, a costruire le unità di apprendimento per metterle poi insieme e provare a costruire un curriculum per il biennio delle scuole di Liguria. Lo diffonderemo prima di tutto voi nelle vostre scuole, lo diffonderemo anche ad altre scuole che non possono essere presenti. Sarete voi in questo caso i documenti privilegiati di questa operazione. Abbiamo avuto noi tre principi di primo piano a livello nazionale, proprio come ho detto, perché vogliamo fondare basi pedagogiche e didattiche salde sulle quali implementare il lavoro successivo. Vorremmo pensare a una comunità di docenti che si incontra e dialoga, che lavora assieme, ma a partire da un rapporto consapevole e aggiornato con il mondo dell'adolescenza, che è diverso da quello passato e che si muove sullo sfondo di grandissime trasformazioni sociali e culturali, con innovazioni in materia didattica, con una forte conoscenza delle dinamiche dell'apprendimento. Per questa ragione, le relatrici che siedono in questo tavolo rappresentano emblematicamente questi aspetti. La professoressa Zara, a mia destra, docente all'Università di Milano di Conca, a Milano, ci porta il suo contributo dal mondo accademico. Infatti è docente di pedagogia generale e sociale presso l'università e nelle sue numerose pubblicazioni in area pedagogica e psicologica tratta temi dei dispositivi educativi nella scuola in relazione all'adolescenza, la ricerca educativa e la formazione degli insegnanti. A mia sinistra la professoressa Giornelli, pedagogista, ricercatrice e insegnante, e opera all'interno delle scuole in collaborazione con l'università e con la comunità. Ha lavorato con personalità illustri del panorama scolastico italiano, come Canevaro, Panticari, Zaralloni, sul disagio scolastico e attualmente ha lavorato con Marinella Sclavi sul tema della soluzione dei conflitti e della didattica interculturale. Ha liberato tardi in viaggio alla dottoressa di Stasio a Firenze, una ricercatrice presso il DIRE, per l'istituto che si occupa di ricerca e innovazione nella scuola. Si occupa in particolare, la dottoressa di Stasio, di sviluppo professionale dei docenti. Al centro della sua attenzione ci sono i concetti di comunità di apprendimento e i modelli per la crescita della professionalità docente come elemento del miglioramento scolastico. In superiore la settimana recente ci vede quindi a costruire il terreno pedagogico di arco comune con l'uso. Dopo la giornata di oggi ci saranno altri tre incontri entro dicembre, uno per ogni mese, coordinati dalla dottoressa di Stasio, che inizierà l'attività già con i laboratori di oggi pomeriggio. Come già d'accordo abbiamo comunicato subito, le sedi sono provinciali e sono scelte prima di tutto per la loro comodità e per la vicinanza ai mezzi di trasporto.
trasporto, in particolare le stazioni. Devo concordare un calendario che tra poco vi mostro. È un calendario di massima, al momento è confermato il primo incontro in ogni provincia, quindi le prime quattro date sono ragionevolmente certe. Sulle altre dovrei confermare, vi ho detto che abbiamo anche un aspetto di obiettivi da settimana, nel senso che non ci aspettavamo effettivamente una partecipazione così ampia, contavamo su al massimo 30 insegnanti per ogni provincia, per la provincia di Genova sono iscritti 60 e a 60 abbiamo chiuso le iscrizioni perché non è possibile andare oggi, quindi è possibile che ci sia qualche aggiustamento nel periodo prossimo per poter questa regione. Vi mostro un po' il calendario. La seconda formativa che ci sarà di gennaio e giugno è di quella, per quella entreremo in particolare successivamente. Saremo un periodo accompagnati da esperti negli ambiti delle competenze che ci condurranno verso la padronanza, speriamo, e l'autonomia delle strategie didattiche che andremo a implementare. Dal punto di vista strutturale abbiamo quindi davanti a noi due unità formative. Questa è costituita da 20 ore di lavoro e la prossima da 30. Queste 20 ore comprendono sia l'attività formativa in presenza, di oggi che è previsto che ho parlato, sia quando sarà riconosciuta qualche ora effettivamente svolta nelle classi, perché il lavoro che noi facciamo è lavoro che va posto sperimentato nelle classi, quindi la vostra attività di forma di proposta didattica, di osservazione che accade sarà considerata e rientra nel numero di ore anche una serie di qualche figura, una la trovate già in cartellina, che definiremo proprio per approfondire le tematiche che vi proponiamo. Anche l'ultima voce, la partecipazione all'attività di piattaforma. Avremo una piattaforma Moodle, nei prossimi giorni sarà a disposizione, una volta che abbiamo confermato il numero e i nomi degli iscritti, la piattaforma Moodle che ci offre, come sempre, nella domani, scuola che sperimenta innovazione didattica e sicuramente di Milani, che dispone di questa piattaforma anche per la formazione a distanza degli insegnanti, con chi probabilmente la conosceranno. Per poter lavorare in piattaforma è assolutamente necessario di studiare su posta elettronica. Io li ho raccolti quasi tutti, rimangono alcuni, o perché non erano inseriti, una scuola per esempio ha inserito l'indirizzo di posta elettronica della scuola, non possiamo comunicare in piattaforma con la scuola, sarebbe comunicare con le persone. Un paio, tre, indirizzi non ho capito bene, ma a volte basta un punto, una maiuscola, bisogna, non sono riuscita e ho lasciato quindi lo spazio bianco, quindi verificate per cortesia che non ci sia questo problema.